Ciao, allora oggi vi parlo di questa palettina della Sephora. Queste sono della linea ed è Colorful 5 o Colorful 5 perché comprende 5 colori. La palettina in sé è carina perché è piccolina, vedete che è davvero sottile e poi è piccolina anche da tenere. E diciamo che tiene, a me piacciono soprattutto tutti i colori del marrone nude. Questa è la numero 6. Pale to Rich Taupe, perché è tutto sui toni del taupe. Ok, allora all'interno, oltre ai 5 colori, c'è questo piccolo specchietto, questo qui piccolino, e all'interno c'è anche questo pennellino che è carino perché da un lato ha lo sfumino, mentre dall'altro ha un pennellino angolato. Quindi va bene anche per le sopracciglia oppure per fare una riga di eyeliner con l'ombretto più scuro che è opaco oppure anche solo per sfumare. È carina, è molto carina. Allora, vi faccio vedere i primi colori. Devo fare così, quindi partiamo da qui. E abbiamo, ok, abbiamo un colore che è più un illuminante, dunque questi. Il primo è illuminante, sì, perché è leggermente illuminante. Magari ve lo posso fare anche vedere. Ok, e vedete che è luminoso. Il secondo che ok, è un colore neutro di base, è molto carino. Poi abbiamo il terzo, scusate, che è questo, l'intermezzo, che è un marrone, ma non troppo scuro. Sono abbastanza brillanti questi colori, eccoli qui, brillanti, ma non glitter, senza glitter. Poi abbiamo questo che è l'altro marrone, che questo è leggermente più metallizzato. E poi abbiamo il quinto. Il quinto è l'ultimo colore che è completamente opaco ed è quello più scuro, anche se non sembra, ma no, eccoci. Ok, ed è quello più scuro, vediamo. Ed è anche quello, sinceramente, meno scrivente di tutti. Ok, allora, cosa dire? Intanto, non so se la vedete così, abbiamo il primo colore, questo qui, che è più un illuminante. Credo che proprio lo indichi anche nella confezione. Ok, poi abbiamo due colori intermezzi che vanno bene sulla palpebra, questo e questo. E poi abbiamo due scuri. Eccoci qua. Allora, io i due scuri sono uno più metallizzato e uno ed è opaco. Questo in base a quello che vogliamo fare ed è soprattutto per il trucco. Nella confezione sono indicati anche sia i colori che per fare un trucco giorno e un trucco sera. Sicuramente sì, Natural Look. No, non mi indica il. Non me ne uso neanche uno come eyeliner. Comunque sia, dato che è opaco, potrebbe andare bene anche per come eyeliner. I due colori di base, ok, sulla palpebra ed è mobile, e poi dopo sì, e poi dopo andiamo ad tracciare un attimo per la profondità con uno dei due colori più scuri. L'ultimo più scuro lo userei solamente o sotto o solamente nell'angolo più esterno per dare un attimo di profondità. Cosa dire? Sono, avete visto, abbastanza scriventi ed da soli durano tanto, 5-6 ore tranquillamente. 6 ore, sì, con il primer tranquillamente da mattina a sera, tranquillamente. E io cercavo una palette nude che mi andasse su toni un pochino più scuri, che fosse la versione che non fanno più della Sephora, quella con i 5 colori, la tonda con 5 colori. Questa è abbastanza simile. Il prezzo è di 19,90 euro, quindi non è bassissimo, ma comunque sia ci sono tanti colori in tante colorazioni. E poi con gli sconti va a un prezzo molto più basso. È carina anche da portare in borsetta perché è davvero molto molto piccola, ma magari lo specchietto che è davvero un po' striminzito, però a me piace, sinceramente mi piace, anche se questa non l'ho usata tantissimo perché è un po' i colori che mi danno, però è valida, è sicuramente una valida alternativa ad esempio alle Urban Decay e sicuramente costa molto meno. Quindi dipende da voi se vi piacciono anche questo tipo di colori. Fatemi sapere se l'avete provata o se siete ispirati a questi colori. E se vi sono stata utile, mettetemi un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime recensioni. Alla prossima, ciao!